Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video sulla seconda serie dei Kinder Joy Funko Harry Potter. Oggi è finalmente giunto il momento di completare la collezione, me ne mancavano soltanto 4. Sono stato abbastanza fortunato nel primo episodio che vi lascio qui sopra, mi raccomando recuperatelo se ve lo siete perso. E ho deciso quindi di prenderli su eBay. Ragazzi, quando ne mancano pochi, 2, 3, 4, fondamentalmente andare a comprare altri Kinder Joy, rischiare di non trovarli mai o di trovare altri doppioni, secondo me non conviene. Peraltro anche casa invasa dagli ovetti, per carità sono buoni ragazzi, ma dopo che te ne mangi uno, due, tre, a un certo punto veramente non ce la fai più. E quindi ho preferito andare a recuperare direttamente i pezzi che mi mancavano. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist dove potete trovare tutti i Kinder Joy, Kinder Sorpresa che abbiamo fatto nel corso del tempo. Qui sotto vi lascio il mio gruppo Telegram Visio TV, mi raccomando andatevi ad unire se volete essere sempre aggiornati quando esce un nuovo video sul canale, e ricordate che sotto in descrizione vi lascio anche il mio Story Bay, dove attualmente sto vendendo qualche doppione di questa collezione che ho trovato. Ragazzi miei, io direi che ci possiamo spostare sotto. Mi sono reso conto ragazzi che sembra che Draco Malfoy sia il personaggio più raro, perché effettivamente di tutti i venditori che ho trovato non si riusciva mai a trovare Draco Malfoy, tutti ce l'avevano esaurito, solo lui, quindi direi che forse è abbastanza raro. Io alla fine sono riuscito a trovarlo, ma veramente su 10 venditori uno solo era disponibile, quindi fatemi sapere se voi l'avete trovato, insomma anche per voi sembra difficoltoso trovare questo Draco Malfoy. Ci possiamo spostare sotto dunque ed andiamo a completare la collezione. Perfetto ragazzi, eccoci qui, eravamo rimasti a questo punto della collezione, quindi 4 assenti, bellissimi, devo dirvi, mi sono veramente piaciuti tutti tanto. Nota di merito l'ho data a Hagrid con il cannocchiale spettacolare, anche Madama Bump devo dirvi molto molto bella. Secondo me al primo posto abbiamo Luna con il cappello da leone. Perfetto, io direi che a questo punto possiamo procedere, quindi tagliamo la busta e andiamo a completare la collezione. Allora, la prima bustina che mi è stata inviata comprende Silente, eccolo qua, e poi chi altro abbiamo? Ah, Harry Potter, perfetto. Quindi adesso li assembliamo, vediamo se riesco a farli uscire. Allora, qui abbiamo Silente con questa veste amaranto, devo dirvi molto molto carina, molto bello anche il cappello, devo dirvi, rispetto magari a quello della prima serie mi piace di più questo Albus Silente. Dopodiché abbiamo il nostro Harry Potter munito di scopa e ovviamente vestito da cercatore dei Grifondoro, carinissimo anche lui, abbastanza semplice, questo lo possiamo dire, però insomma dai, Harry cercatore non poteva di certo mancare. Ultimo pacchettino, così andiamo a completare al 100% la nostra collezione. Quindi abbiamo il raro Draco Malfoy, a questo punto possiamo chiamarlo raro, fatemi sapere se magari invece voi l'avete trovato. Eccolo qua, anche lui munito di scopa. Credo che il suo papà gli fornisce una Firebolt, probabilmente. Anzi no, una Nimbus 2001, mi pare. Nel secondo episodio non solo la fornisce a Draco, ma a tutta la squadra dei Serpeverde. E insomma poi viene anche accusato, giustamente, da Hermione di essersi comprato quel ruolo più che averlo ottenuto per vero talento. Eccolo qua, molto carino, e completiamo la collezione con Cedric Diggory, anche lui un membro molto importante della squadra di Quidditch di Tasso Rosso o Tasso Frasso, come poi è stata ritradotta ultimamente, anche lui munito di scopa, molto carino senza dubbio. Ragazzi, dunque questa è la collezione completa, abbiamo finalmente ottenuto anche i 4 assenti del primo episodio, sono tutti molto molto carini, su questo non c'è veramente dubbio. Spero vivamente che molto presto si fa per dire, riusciremo a mettere mano su qualche altra collezione Funko di Kinder Joy. Io come sempre vi invito a farmi sapere con un bel commentino qui sotto e soprattutto qual è il vostro preferito di questa seconda collezione.
E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like bellissimo come questa seconda serie di Harry Potter. Mi raccomando, fatemi sapere se l'avete fatta anche voi, se state continuando, quale numero vi manca, se vi manca ancora Dragon Ball Foy, se secondo voi è raro. Insomma, fatemi sapere tutto quello che volete, sempre con un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento dunque con le prossime sorprese. Io credo che questa seconda serie di Harry Potter durerà per tanto tempo, quindi prima di vedere una nuova serie, speriamo Funko nei Kinder Joy, ne passerà di tempo, però come sempre io vi porterò tutto quello che uscirà, perché insomma queste Funko nei Kinder Joy mi piacciono veramente tantissimo. Qui da Visio e dalla seconda serie di Harry Potter Funko dei Kinder Joy è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto, ciao ciao.